È stato un concerto tutto dedicato al bel canto e alla lirica, quello che ha visto salire sul palco a Celia Messapica, nello splendido scenario dell'Atrio del Castello Ducale, un ospite d'eccezione, la soprano di fama internazionale Katia Ricciarelli. Originaria di Rovigo, Katia Ricciarelli ha coltivato sin da giovane la passione per il canto, conducendo gli studi al Conservatorio di Venezia e debuttando a Mantova con la Bohème. Da allora un successo dopo l'altra l'ha consacrata come i più celebri e prestigiosi soprani a livello internazionale. Nazionale, facendoli calcare i più importanti teatri del mondo. Caterina Ricciarelli e la Puglia, la storia di un amore così grande? È una storia che risale a molti anni fa, fin da quando andavo a Bari al Petruzzelli, nel quale ho fatto delle cose splendide. Poi il rapporto mio con Lecce, che è cominciato prima ancora che io diventassi direttore artistico, con opere come Anna Bolena. E poi il rapporto di direttore artistico che è durato 6-7 anni e anche lì abbiamo fatto delle cose splendide insieme con tutti, con l'orchestra, coro. Anzi, approfitto per salutare tutti, in special modo gli orchestrali con i quali ho ancora un rapporto splendido. E adesso continuo a girare perché poi il mio primo film è stato girato a Torre Canne, quindi che dire. Più rapporto stretto di così, insomma, penso che non si possa dire altro. Amo moltissimo questa terra. Soddisfazione espressa per la prestigiosa presenza a Celli anche da parte del presidente del Conservatorio Tito Schipa, Nicola Ciraci. Il concerto di Katia Ricciarelli rende onore alla stagione estiva della città di Celia Messapica. Quest'anno è a furor di popolo indicata come la regina dell'estate in provincia di Brindisi e credo non solo. Abbiamo fatto un grande carnet di appuntamenti che nei prossimi giorni continueranno con il concerto di Antonino, con il Celia Food Festival e altri appuntamenti. Però diciamo uno sguardo particolare, almeno quello mio, che coinvolge anche il conservatorio, la sede del castello, appunto il conservatorio, è quello per questa sera. Abbiamo la regina della lirica mondiale nella nostra città. Chiaramente è un grande onore prima di tutto averla all'interno di questo cartellone estivo e credo che sarà un grande piacere ascoltarla perché è da moltissimo che manca dal Salento e dalla provincia di Brindisi. Quindi è un ritorno che noi abbiamo voluto e ringraziamo la signora Ricciarelli per aver accettato di partecipare come unico suo appuntamento nella nostra città a questo splendido concerto. Quest'anno, dopo la presenza a Celia Messapica nello scorso inverno come regista dell'opera Elisir d'Amore, la soprano è tornata. Quindi nella città messapica che l'ha vista protagonista assieme al tenore pugliese Francesco Zingariello. All'interno di un palinsesto di grande qualità abbiamo deciso di inserire l'ulteriore perla, un rapporto che era già consolidato con la signora Ricciarelli. Abbiamo voluto fortemente che questa sera si esibisse a Celia. Stasera è una vetrina importantissima per la città, questo darà lustro e darà qualità a tutta l'estate celiese.